Stiamo lavorando il pasta bignè per la zeppola fritta, che è composta di acqua, farina, sale, burro. E in aggiunta vanno messe le uova un po' alla volta. Non abbiamo la brucia perché il forno è troppo alto, ma è una combinata. Ecco la zeppola. Cambia mestiere, Nicola, cambia mestiere. Eccoci qua all'interno di questo storico salone del Gran Caffè Gambrinus. Nella mia fantasia, poeti, letterati, però anche questi dolci che devono arrivare. E chissà come saranno questi dolci, io sono davvero curioso. Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno Nicola, allora la pastiera, vabbè, un classico dei classici a Napoli, profumo di primavera, grano, ingredienti soliti o c'è qualche accorgimento? No, i soliti ingredienti. La tradizione? Ricotta, zucchero, canditi, aromi naturali. La fragranza è buona, profumo anche. Buona, molto fresca, friabile e profumata, giusto? Grazie. Bravo, bravo. Bella, questa è chiaramente fritta. Sì. È perché la vera zeppola. La tradizionale è quella fritta, sì. Allora, crema pasticcera, amarena, com'è? Crema pasticcera, amarena, pasta di bignè fritta. Com'è? Prima passata nel forno, poi fritta e fatta asciugare. Ho capito. Ottima. La ringrazio. Buona idratazione dell'impasto. Croccante, friabile, bravo, buona zeppola. Grazie. Come ti chiami? Mi chiamo Antonio Barretta e presento il dolce Gegè. E che cos'è Gegè, Antonio Barretta? Ecco, la prima volta che vedo questo dolce. Infatti questo Gegè è una novità, pasta frolla, cioccolato bianco e wafer. Molto zucchero noto, molto zucchero. È abbastanza dolce. Molto dolce, però è buono. Gegè si chiama. Gegè. Come il grande batterista del famoso gruppo di Carosone, Gegè di Giacomo. Sì. Quindi ci manteniamo nella nostra Napoli. Sarà la nostra novità 2017. Buona, molto buona. La promuovo, per me tutti e tre promossi. Ha mangiato quasi tutta la zeppola. Speriamo bene. A quanto pare la zeppola ha superato il test. Ho visto che è andata bene, ho gradito molto la pastiera. Penso che ce la farò a vincere. Sono contentissimo perché sapevo che Nicola non mi avrebbe deluso. Sono sicuro anche che vinceremo noi. Sembrava dalla sua espressione che gli è piaciuto, poi non lo so. Antonio ha fatto il dolce Gegè. Ovviamente ha avuto delle critiche su questo dolce, però il dolce è buono. Il giudizio definitivo spetta al pubblico del web, al pubblico da casa.
buon appetito e soprattutto buon dolce, buona primavera con i dolci.